Buonasera cari empiriani e bentrovati in questa nuova diretta qui su Twitch. Un saluto anche a chi sta guardando in enorme differita questo video su YouTube e vi invito come sempre a seguirci anche sul canale Twitch perché siamo in diretta praticamente tutti i giorni qui su Twitch dalle ore 18 in poi, mentre per quanto riguarda Impara in Puzzle siamo in diretta dalle 18 alle 20 il giovedì e dalle 15 alle 17 la domenica mattina. Però oggi, dato che è lunedì, facciamo una diretta extra perché c'è tanta roba, ragazzi, tantissima roba. Inoltre vi ricordo, come al solito, che abbiamo il solito canale Telegram, Impara in Puzzle Ita, enciclopedia secondo Antioch, dove potete trovare tutto quello che c'è da sapere su Impara in Puzzle, su quello che succede, su quello che succederà e anche su quello che facciamo in diretta. Quindi ragazzi, seguiteci anche su Telegram. Come state, ragazzi? Come state? Come state? Grande Alexa, grande. Mi sei mancata, Alexa. Ciao Raz, ti sto guardando mentre mi alleno, bravo, bravissimo, così si fa. Io mosso? Che senso mosso? Mi vedi mosso? Ciao Trist, buonasera. Come state, ragazzi? Come state? Come va? A parte Raz che si sta allenando. Dice che si allena, poi vai a capire. Se effettivamente è così. Ci dobbiamo fidare sulla parola. Cosa ho cambiato, Tris? In che senso? Cosa c'è che non vedi bene? Visto prima del fatto della la luminosità. Se sono troppo luminoso per voi comuni mortali. Sì, sono all'aperitivo tutti i giorni dalle 17 alle 20. Già questo è molto più plausibile, ragazzi. Già questo è molto più plausibile. E se sto troppo luminoso, ditemelo che abbasso, perché poi mi devo regolarizzare di nuovo qua. Io sto giocando mentre che devo andare avanti, ma vi ascolto. Cherry, devi andare avanti a cosa? Accusa. Devo abbassare? Devo abbassare. Non ci arrivo. Allora. Facciamo. Così va meglio? O ancora più basso? Se no spengo la telecamera, se è un problema. E questo allenamento. Vabbè, comunque sei Pimpi. Analisa per caso. No, non è lei. Troppe quest? E non hai visto ancora niente, Sherry. Non hai visto ancora niente. Questo è un giorno di calma. Prima pubblicità presa, aspettiamo la seconda. Va meglio così, Tristo, o abbasso ancora? Best no wifi games for long car rides part 3. Okay, the game I want to tell you about is called. Allora, facciamo così. Questo è il minimo. Questo è come ce l'avevo prima di scendere. Però giù l'ho alzata un bel po' perché non si vedeva bene, ma non lo so. Lascio così. Ok.
E a 2 su 10. Che potenza queste luci, che potenza. Che potenza. Allora ragazzi, oggi nuova settimana, nuove cose su Impara in Paso. Ho fatto questa diretta extra perché oggi sono iniziate tante cose. È inutile aspettare giovedì perché ci sono veramente troppe cose da dire. Tra l'altro molte sono nuove, quindi andiamo a vedere con calma. Perché partiamo prima dalle basi, quello che succede ogni inizio settimana, ossia il solito regalo. Solito regalo, immenso regalo che ci offrono in finlandesi. A sto giro sono 25 monete del Valhalla. Quindi ragazzi, solita prassi, andate sul sito. Tra l'altro non ci posso andare. Tanto al massimo. Empires. Eccolo qua. andputzless.com e addirittura vi metto /it, così anche in italiano. Si vede una merda qua sopra, devo dire. Se metto sito desktop, vediamo. Si vede sempre una merda. Ok, proprio deciso così. Vabbè, comunque ragazzi, andate giù, in fondo. Eccolo qua. Ritira, regalo. Basta connettervi cliccando sul giallo connettiti, vi collega, o meglio vi si apre, se non l'avete già aperto, Impara in Paso, l'app, il gioco, un secondo, vi riporta in questa pagina dove c'è il vostro nick in evidenza, fate il ritira regalo e vi ritroverete 25 monete in gioco regalate. Ciao Tony, ciao Stella, come state ragazzi, come state voi, come state? Questa è la prima cosa di oggi, come tutti i lunedì. Stranamente stanno ancora continuando a darci questi meravigliosi immensi regali. Vi ricordo che durano 7 giorni, quindi fino a lunedì prossimo alle 9, quindi fino alle 8:59 c'è la possibilità di riscattare queste 25 monete gratuite. Ve le faccio rivedere dal sito. Se avete problemi ragazzi, dovete impostare il vostro browser, Google Chrome nella fattispecie, nella stragrande maggioranza dei casi, come app predefinita. Niente di più, niente di meno. Se avete problemi, ma ormai non credo che ci sia ancora qualcuno con problemi, visto che è tanto tempo. Seconda cosa che iniziava oggi, come ogni 28 giorni, ragazzi, la seconda stagione, la riscossa di Atlantide, che è una cosa importantissima che tutti aspettano, per il semplice motivo che è il posto migliore per farmare, ossia per rifare i vari stadi per recuperare le risorse che vi servono. Perché in questo periodo, ossia 2 giorni, perché mercoledì mattina già finisce, quindi è lunedì e martedì praticamente, fino a mercoledì alle 9, che è possibile rifare gli stadi con lo sconto, oppure andare avanti negli stadi con lo sconto sulle energie come le altre stagioni. Ma la differenza è che durante la riscossa di Atlantide ci danno anche il 50% in più del bottino normale degli stadi, quindi conviene assolutamente sprecarci boccette, biglietti, tutto quello che avete a disposizione, tutto il tempo che avete a disposizione, fate e farmate solo riscosse di Atlantide, perché vi dà talmente tanto materiale che per 28 giorni state tranquilli. Ok? Poi se volete, se vi serve qualcosa in particolare, ragazzi, migliori stati per farmare, ci cliccate sopra, vi esce una lista di dove andare a fare gli stadi, provincia e stadio, che è quello che vi serve. Se vi serve, che ne so, le spade, andate nella provincia 6 normale, la N sta per normale, D sta per difficile, e c'è maggiore probabilità di ricevere quel determinato materiale. Ovviamente non sempre esce, perché purtroppo è sempre una percentuale di uscita. Andate qui e lo trovate. Ovviamente c'è anche dove aprire i bauli, se avete qualche baule da aprire nella stagione 2 vi dice dove andarli a fare. Ok, prima cosa è andata. Atlantide è andata.
Ovviamente andiamo a vedere gli eroi in evidenza. Sono quelli che l'oracolo ci ha detto in passato, quindi non è cambiato nulla. Per quanto riguarda i due eroi della seconda stagione, c'è Oceanus in evidenza e c'è Ariel in evidenza. Ovviamente in questo caso Ariel è col costume, quindi riceverete sia la versione base sia la versione col costume, come tutti gli eroi 5 stelle della seconda stagione, ad eccezione di due che sono Oceanus e Teti, che non hanno il costume. Il resto sono tutti col costume. Poi ci sono due eroi in evidenza che sono vecchi eroi del mese. C'è Rugian, tanta roba. Tra l'altro è l'eroe del mese di gennaio 2023, quindi non è manco tanto tempo fa che è uscito. E poi c'è Viscaro. Ne abbiamo parlato tra l'altro da poco, mi sa, di Viscaro. Forse no, Viscaro non ci siamo arrivati. Vabbè, comunque trovate tutto ovviamente, se vi interessa sapere di più su questi eroi, basta andare sul messaggio in evidenza fissato del canale, analisi eroi, eroi del mese, in questo caso, e troverete sia Rugian, che sta nelle famiglie 2023, sia Viscaro, che tra l'altro gennaio 2022, quindi Viscaro e Rugian li trovate qua. Mentre invece, se volete sapere qualcosa sugli eroi in evidenza, o meglio, di tutti gli eroi che potete trovare nella seconda stagione, solo della seconda stagione, stanno tutti qua, ragazzi. Oppure, sempre la solita cosa, analisi eroi, seconda stagione, e stanno tutti qua. Ci cliccate sopra, cliccate su un link del genere, qualunque di questo, e vi rimanda precisamente al video su YouTube in cui ne parlo di quel determinato eroe. E vale per tutto, ragazzi, basta anche cercare. Ci sono anche 4 stelle, 3 stelle, tutto quello che vi pare. Come si sta il lunedì dopo una giornata di lavoro e di sciopero? Sciopero di cosa? C'era uno sciopero oggi? Non so, io vado con la macchina, torno con la macchina, quindi sciopero zero, non esiste per me. Il ciclo, sì, ogni 28 giorni, come il ciclo, è sempre un ciclo. Ciao Vega, farmatori folli, ma qua secondo me si sono molto abbassati i farmatori, ormai non ci sono più i farmatori di una volta. Non ci sono più i farmatori di una volta. Non ci sono più, non ci sono più. Anche perché una volta si farmava per poter attaccare 28 giorni il titano senza problemi, ma al giorno d'oggi non c'è più il problema del titano praticamente per la stragrande maggioranza dei player. Quindi lasciamo stare, lasciamo stare. Dopo Atlantide, ragazzi, c'è il nuovo evento Villaggio Goblin. Ovviamente questa è una descrizione vaga perché ne parliamo tra poco qui in diretta, sia dell'evento sia degli eroi, ma la cosa fondamentale è che c'è lo schema. In questo caso potete vedere i mostri, che colore sono, e i boss vabbè, li vedete anche nella schermata iniziale. E ora andiamo a parlare un po' in generale di questo evento. Ne parleremo dopo. Perché la cosa fondamentale, quella che tutti aspettavano, oggi, è questa piccola cosa qui. La chiamata del destino. È stata modificata la lista degli eroi che si può prendere con la chiamata del destino. Vi ricordo che la chiamata del destino non è una chiamata a tutti gli effetti, ma è una scelta di un eroe tra questa lista, una volta che quel contatore, che nel mio caso è a 0 su 100, e vi ricordo che questo contatore non si resetta mai, arriva a 100. Come si fa a raggiungere 100? Basta fare le chiamate su qualsiasi tipo di portale, che sia di eroi interessanti, tra l'altro, perché la chiamata di Atlantide vale, la chiamata delle terre non vale, la chiamata Goblin vale, la chiamata elementare vale, la chiamata eroe epico vale, le altre due non valgono. Tutte le chiamate di eventi, tutte le chiamate interessanti sostanzialmente, dove si possono beccare eroi interessanti, ecco, valgono tutte come chiamata del destino solo ed esclusivamente se non beccate un 5 stelle. Quindi dovete fare 100 chiamate in qualsiasi portale e non beccare nessun 5 stelle. Perché se beccate il 5 stelle, che non sia l'eroe del mese, perché l'eroe del mese non viene considerato,
ogni chiamata che non avete un 5 stelle vi aumenta il contatore. Dopo 100 chiamate potete scegliere un eroe a vostro piacimento tra questi. Niente di più, niente di meno, questa è la terza lista che vediamo. Come sapete dura 168 giorni questa lista, quindi avrete il tempo materiale sicuramente per prendere 1/2 eroi normalmente. Normalmente. Poi c'è chi ne fa molti di più, ma quello è un altro discorso che onestamente ci interessa relativamente poco. Quindi a te a zero perché becchi sempre 5 stelle? No, è a zero perché se tu avessi seguito l'ultima diretta, sapevi che l'ultima chiamata l'ho fatta appositamente per prendere l'eroe della lista precedente, ossia Grimble per me, ma Grimble per tutti gli altri. Ok? Quindi è a zero. A te nel tuo caso, infatti, questa chiamata fa molta difficoltà ad aumentarsi proprio perché tu becchi solo 5 stelle. Ciao Yolanda, buonasera. Allora, ragioniamo su questa lista nuova, perché ripeto, questa lista varrà per i prossimi 167 giorni e 14 ore. C'è tempo per avere almeno un eroe barra due eroi, ripeto, tranquillamente se si fanno tutte le chiamate che uno vince gratuitamente, ha gratuitamente. Quindi comunque uno o due scelte si possono fare. Vi anticipo e vi dico una cosa che ho detto già ai tempi, quando vedemmo questa previsione di lista, è che questa è una delle peggiori liste viste finora. È la peggiore vista finora. Le prime due liste più o meno erano interessanti, questa fa veramente cagare. Però non ha senso, almeno per quanto mi riguarda, lamentarsi di un qualcosa che è in più. Che è in più. Perché ragazzi, qua parliamo che io personalmente gioco da febbraio 2018. Da febbraio 2018 fino a 6 mesi fa, non so, 8 mesi fa quando è uscito la prima volta, anche se facevo 100 chiamate non ricevevo un cazzo di niente. Quindi questa è una cosa in più. Ok, è poco, tutto quello che volete, sono dei tirchi, tutto quello che... Qualunque cosa voi vogliate, sì, lo potete dire, però ragazzi finora non c'era questo, quindi questa è una cosa in più e va presa per quello che è una cosa in più. C'è gente, soprattutto quelli che spendono ovviamente, che tutti questi eroi li hanno tutti, faranno 100 chiamate, anzi ne faranno molte più di 100, prenderanno gli eroi semplicemente per scambiarli nel prossimo scambio. Ripeto, questa è una cosa in più e va vista solo per questo, quindi è inutile lamentarsi, la lista fa schifo, non c'è un eroe decente. Non fate le chiamate, ragazzi, non arrivate a 100, c'è la possibilità di non arrivare a 100 e aspettate la prossima, semplicemente. Altrimenti prendete un eroe che magari non è il migliore eroe, però nella vostra squadra vi serve, oppure prendete addirittura un eroe per scambiarlo nel prossimo scambio d'anime. Semplicemente. Niente di più, niente di meno. Ovviamente ci sono, tra questi 20 eroi, ce ne sono i primi 5 che sono eroi della prima stagione. E in questo caso non servono assolutamente a nulla. A nulla. Ovviamente. Quindi già va scartata la prima fila così com'è. Come sempre. Questi qua servono per chi ovviamente arriva a 20 chiamate in 167 giorni che può fare e solo in quel caso dice vabbè, allora ne prendo uno di questi. Perché ragazzi, queste rose ne può prendere uno solo. Quindi se raggiungete la seconda volta a 100, se avete preso, che ne so, Fata Morgana, la seconda volta non potete riprendere Fata Morgana ovviamente, ma un altro della lista. Quindi questi sono messi solo per chi spende, ragazzi. Per chi fa un botto di chiamate e quindi arriva 20 volte praticamente a 100 e quindi vabbè anche meno ovviamente e quindi si va a prendere questi eroi solo ed esclusivamente per è un regalo, vanno presi solo per quello. Poi c'è la seconda lista, la seconda fila diciamo così, che sono i soliti eroi del mese come le altre volte, non è cambiato niente, ora andiamo a vedere.
Poi c'è la terza fila, che normalmente erano eroi della seconda stagione, a sto giro le hanno cambiati, hanno messo eroi degli eventi. Tra l'altro dovrebbero essere tutti i festival della sfida 1, se non vado errando. Sì. Sono tutti quelli che si trovano nel festival delle sfide 1. Poi la terza fila, l'ultima fila, sono eroi della terza stagione, come al solito. Ok? Il problema di questa lista qual è? È che hanno messo sì eroi degli eventi, che è figa come idea, però hanno messo tutti eroi degli eventi che fanno cagare. Pressoché cagare. Qualcuno di questi addirittura c'ha il costume nella propria chiamata, ma qui ovviamente non si prende nessun eroe col costume se non è specificato. Si prendono eroi base, come potete vedere. Niente di più, niente di meno. Però volevo dire una cosa. Ah, che frigio, ok. Ovviamente anche la terza stagione ci sono eroi della terza stagione in cui ci sono costumi, ok, però non c'è il costume, perché se non è specificato, ripeto, non si becca nessun costume. Però boss, è anche lecito aspettarsi qualche eroe vagamente carino e o utile. Stavolta è uno schifo, la scorsa volta bene o male qualcosa di carino c'era. Dipende sempre dalle situazioni, perché non è, perché dovrebbe essere lecito aspettarsi un eroe vagamente carino? Questi sono eroi che difficilmente si possono beccare, per assurdo. Io, Sargasso, per dire uno, e vi sto dicendo che fa cagare, ok? Sargasso l'ho beccato in una chiamata e addirittura l'ho beccato due volte nella stessa chiamata. Per farvi capire. Quindi non solo ho sprecato la chiamata, ma me lo so pure beccato in quella chiamata. E quindi non ho aumentato nemmeno il contatore, per assurdo, di questa chiamata del destino. Quindi, se voi dite... Ok, non sono decenti queste eroi, non sono utili queste eroi. Figuratevi chi li becca con la chiamata. Che già è difficile beccare un 5 stelle e poi si becca pure un eroe del genere. Ripeto, questi sono eroi difficili da avere. E quindi sono eroi particolari che chi non spende più di tanto possono servire. Non hanno sicuramente. E quindi è sempre un qualcosa in più. E ripeto, questo è un regalo. Lo dovete vedere come... Così lo dovete vedere. Perché ripeto, se uno si vuole iniziare a lamentare, fanno cagare di qua di là, non la finiamo più. Perché non è una cosa che li obbliga a darvi degli eroi decenti. Vi obbliga a fare ogni 100 chiamate, vi dà un regalo. Semplicemente. Avete addirittura anche la scelta di prendere un eroe. Immaginate se era a caso, come avevamo iniziato a pensare all'inizio. Cioè, sarebbe stato ancora peggio. Poi è un altro discorso che mo' andiamo a analizzare questi eroi, che ci siano eroi carini è un altro discorso, o utili. Mo' li vediamo. C'era Loki l'altra volta top. Allora, Raz, sì, ok, c'erano eroi che magari potevano essere più interessanti rispetto a questo, come per esempio un Lord Loki è molto interessante da sfruttare, però devi sempre vedere chi va a prendere quell'eroe. Perché magari qualcuno già ce l'aveva Lord Loki, magari qualcuno non gli serviva Lord Loki, e quindi diceva allo stesso modo la scorsa lista che faceva cagare. Semplicemente. Comunque, al di là di tutte queste chiacchiere che servono relativamente a poco, perché questa è la lista e quindi va ragionato su questa lista, cioè, senza ombra di dubbio, vi ripeto, la prima riga, i primi 5 eroi sono della prima stagione e ovviamente per me vanno esclusi sempre, a meno che non è proprio l'ultima scelta da fare. Della seconda riga, i secondi 5 eroi sono eroi del mese, e come eroi del mese possono aiutare in determinate circostanze, perché come sapete tutti gli eroi del mese, ragazzi, sono eroi che non sono il top del top. Ovviamente quasi nessun eroe del mese è top del top, e nei pochi casi in cui era top del top quando è uscito, dopo poco è uscito un eroe che era molto più forte, ovviamente come prassi.
però in alcune circostanze, in alcune situazioni, diventano molto molto utili. Vi faccio un esempio. Kyona è uno dei pochi eroi viola che potenzia l'attacco in modo esponenziale dei due suoi vicini, ed in più fa anche danno. Parliamo di un eroe che infligge 372% di danni e aumenta l'attacco di se stessi e dei suoi vicini del 45%, che aumenta del 20% ogni volta che vengono colpiti. Cioè, ragazzi, se non avete un eroe che vi potenzia l'attacco, oppure immaginate di utilizzare Kyona in un 3-2 o un 3-1-1 in mezzo a altri due viola o altri due eroi di magari altro colore, far partire Kyona e poi attaccare con quelli vicini. Fanno un botto di danno. È normale, ci deve essere anche la situazione congeniale, ossia avere altri due eroi al suo fianco, possibilmente che siano dello stesso colore, della stessa velocità, in modo tale da non fare tanti calcoli allucinanti. Ma Kyona può essere sfruttato in questo modo. Poi mi dire, ok, il danno è poco, fa poco, se non ho i due vicini che fanno male mi serve relativamente a poco quel più 45%, ma torniamo sempre al solito discorso che ovviamente non sono i top del top. Ma in una situazione a loro congeniale, anche Kyona, che non è il primo eroe che mi viene in mente viola da alzare, ok? Ma in alcune circostanze può tornare utile. Chi non ha un potenziatore d'attacco, Kyona potrebbe servire. Per assurdo. Lui, invece, non so esattamente la sua utilità. Non la so. Quindi, c'è praticamente un giallo rapido che fa danno, colpisce a uno solo e dà una precisione, un meno percentuale di precisione veramente alta, meno 75%. È cura meno 75%, però, cioè, ragazzi, ora l'hanno aumentato, l'hanno portato a 370%, con l'ultimo bilanciamento l'hanno aumentato proprio per metterlo in questa scelta sostanzialmente. Però, ragazzi, di gialli cecchini che attaccano ovviamente uno solo e non fanno chissà che, ce ne sono una caterva. Anche lo stesso John della prima stagione non è paragonabile a Bai Yong, però siamo lì, cioè non è che è un aggiornamento assurdo. Poi soprattutto adesso che i cecchini servono relativamente a poco, ragazzi, io non lo prenderei in considerazione nemmeno se non avessi gialli a disposizione, perché a questo punto mi aspetto John e mi alzo quello, onestamente, perché magari si può beccare il costume, il secondo costume soprattutto di John, e diventerebbe un eroe stramega utile. Daki, ciao, ma ora la voglio sapere. Qual è l'utilità di Bai Yong? Non lo so, curioso. Ecco, tentato, due punti. Lo scambio, sì, probabilmente solo per quello. Cioè, per assurdo, ragazzi, in passato era il 2020, l'eroe del mese del 2020, magari qualcuno l'ha pure beccato come eroe del mese, l'ha pure alzato ai tempi perché magari era tanta, cioè, non c'aveva tanta scelta e quindi magari uno l'ha pure alzato, lo usa e lo utilizza. Però al giorno d'oggi, su 100 chiamate fatte, andarsi a prendere Bai Yong non ha senso, onestamente, oggi. Ma giù con una bellezza, ma questi su tutti gli eroi del mese passati, ragazzi, le resistenze sono minime, minimissime. L'abbiamo rivisti di tratto tra poco, questo 2020, 2021, 2019, 18 e 17. Il problema di quegli eroi ovviamente principalmente è la resistenza, quindi vanno usati solo in attacco, vanno protetti e tutte quelle cose lì. Ma al di là di quello, perché quello lo voglio sorvolare, ok? Pure la sua speciale fa cagare, ora come ora. Per esempio, altri eroi che nella fattispecie in linea di massima non sono assolutamente nulla di che,
sono Cappuccetto Rosso, Fata Morgana, che per assurdo Fata Morgana a 3,70, ragazzi, ce l'avevo, l'ho data nello scambio, per farvi capire, a 3,70 alzato l'ho data nello scambio, Tremotino che non ha sul, cioè per me non hanno senso, steroidi cui non si sa con quale speciale partano, che per carità possono essere anche utili come speciali, che tra l'altro lo vedremo in un eroe dei Goblin a breve. Però ragazzi, quando non si può avere la certezza che attacca o cura o che cavolo ne so, in un gioco in cui già è difficile far caricare magari un eroe, non ha molto senso. Gufo Guardiano, in alcune circostanze, come per esempio nelle guerre molto rapide, può tornare utile, però io vi dico già, perché l'ho alzato, l'ho utilizzato per un periodo di tempo, questo 601 purtroppo rovina qualunque cosa possa essere utile in Gufo Guardiano. Il danno che va a fare è veramente inutile, inutile, e alzarlo solo per utilizzarlo nelle guerre molto rapide e non fare nemmeno danno non ha molto senso. Sargasso, io l'ho alzato giusto perché è Sargasso, è l'eroe migliore del gioco, ma ce ne sono di meglio, assolutamente di meglio. Baiyong è stato creato per essere peggiore del salmone, quindi la sua utilità risiede nel nome che ricorda un samurai giapponese. I giapponesi catturano i salmoni a mani nude, quindi Bai serve a pescare Loki, il salmone. Potrebbe essere. È anche vero che se tu vai a utilizzare Salmone Loki contro Baiyong, Salmone Loki diventa un eroe super mega performante. Quindi, ok che Bai potrebbe pescare il Salmone Loki, ma nel momento in cui lo pesca, magari il Salmone Loki ha la meglio su Bai. Giusto per dirlo, Sottolineo. Terza stagione. Allora, vabbè, magari ci parliamo dopo la terza stagione. Che ci siamo dimenticati indietro, questi tre. Ok. Partiamo da Hanzog. Hanzog, ragazzi, è uno di quegli eroi del mese molto interessanti. Perché è molto interessante? Perché è un medio che attacca tutti e si cura in base ai danni, anzi non si cura da solo ma cura anche tutti gli alleati in base al danno che fa. La pecca più grande è ovviamente il poco attacco, però ragazzi, emblemato è ovviamente la resistenza, ma quella la metto al di là di tutto. Però ragazzi, non è assolutamente male per chi ha bisogno di un eroe che faccia male tra i rossi. Poi ok, ce ne sono una caterva migliore, come tra l'altro ripeto, per me è giusto che sia così, non è che possono mettere un Jove qua dentro, per dire, lo possono mettere un Jove quando fra 4-5 anni ci saranno 1500 eroi migliori di Jove. Ma lui non è assolutamente da sottovalutare. Ovviamente messo in una squadra in cui magari c'è un abbattitore di difesa elementale rosso, può fare un botto di danno. Potrebbe fare un botto di danno. Margaret, stessa identica cosa. Ragazzi, stiamo parlando di un eroe che è molto rapido. A parte il danno tessera assurdo che c'ha, quindi per esempio al titano, qualcuno che ha carenza potrebbe sfruttarlo anche per quello. Il danno, ok, dite, vabbè, è poco, 150, ma 150 su 821 per un molto rapido, non direi che è proprio basso, basso come danno. Poi, in più, a se stessa e ai suoi vicini, dà una schivata. E la schivata è particolare, perché può arrivare addirittura al più 90% di probabilità di schivare. Come si arriva? Maggiori saranno le probabilità, più alti sono i danni dell'abilità speciale, maggiori saranno le probabilità di schivarli. Considerate che lei è un eroe che ha pochissima resistenza, immaginate di affrontare un eroe di oggi, praticamente, che fa un botto di danno, schiverà sempre al 90%, per assurdo. E ogni schivata che va a fare Margaret con i suoi vicini gli dà il 24% di mana.
per dire. Per quanto possa essere inutile come eroe, normalmente, se non avete tanti eroi verdi, io non la metterei in secondo piano, Margaret, e sfruttarla in quel modo. Perché, ripeto, la schivata, a parte il danno, che comunque c'è il danno, ma la schivata contro avversari di adesso è sempre al 90%. Come è sempre al 90% contro il titano. E non è il 45%, per dire. Poi c'è Frida. E vi spoilerò già che secondo me è la migliore da prendere in questo... in questa chiamata del destino, a meno che non abbiate già altri abbattitori di difesa elementali blu. Se li avete già, allora no, assolutamente. Ma se non li avete, ce ne sono veramente pochi che fanno quello che fa Frida, è tantissima roba Frida. Ok, solito discorso, resistenza pari a zero praticamente, attacco ok è basso come attacco, quindi il danno che va a fare è 290%, ma su 733 perde rispetto a quelli gli eroi nuovi usciti ultimamente, però dato che la percentuale comunque rimane alta, il danno che va a fare comunque non è male. Certo, andare a confrontarla con Tinsel, allora, beh, ok, non ha senso. 290% di danni a 3, per un medio. Ed in più, ai 3 colpiti, gli dà almeno 54% da difesa, difesa da ghiaccio. Quindi i blu dopo, che attaccano dopo di lei, o le tessere blu che colpiscono dopo che lei ha colpito, fanno il 54% in più in pratica. Come tutti gli abbattitori elementali, E poi in più rimuove anche le magie benefiche dal bersaglio. La pecca qual è? È che rimuove dopo le magie benefiche. Quindi dopo aver attaccato, dopo avergli dato l'abbassamento di difesa elementale, poi gli rimuove le magie benefiche. Quindi per assurdo, se c'è un eroe che ha l'immunità dai nuovi disturbi, lei non gli darà l'abbattimento di difesa elementale. Perché la rimozione delle magie benefiche sta alla fine. Quella è una grossa pecca che ha questo eroe. Però, ragazzi, se abbinata a due eroi blu che fanno male, massacra. Al titano, è inutile che lo dica, però, anche al titano può essere tantissima roba se qualcuno ha carenza al titano. È tantissima roba con quell'abbassamento di difesa contro i blu. Quindi, ripeto, per me Frida... è la prima scelta di questa chiamata del destino, in linea di massima. Poi, non sono male, ripeto, anche Anzog e Margaret. Poi andiamo alla terza stagione. Terza stagione, ci sono degli eroi particolarissimi. Allora, partiamo da Ferrir, perché per me è quello peggiore della lista. Perché purtroppo, ragazzi, è un rapido cecchino che normalmente non fa nemmeno tanto danno, perché parliamo di 320% al bersaglio, però se becca l'eroe che ha meno del 50% di salute, gli fa 640%. E là inizia a ragionare, ad essere interessante, perché sicuramente a qualcuno che becca a metà della salute lo butta sicuramente giù con un colpo. E qual è il bello? È che l'evocatore riceve una quantità moderata di mana per ogni nemico ucciso personalmente e una piccola quantità per ogni servitore nemico ucciso. E si autocura anche del 50% dei danni inflitti. Quindi se si becca la situazione ideale, anche Ferrir può tornare utile. Però qual è il problema? Il problema è che ci sono talmente tanti blu in gioco che è difficile non avere un eroe migliore rispetto a Ferrir. Lo stesso discorso che facevo prima con Chiona, lo stesso identico discorso. Se non avete quella tipologia di eroe e vi può servire, potrebbe essere utile. Poi abbiamo il Salmone Loki. Ragazzi, anzi no, ne parliamo alla fine del Salmone Loki. Baldur. Baldur è un altro eroe interessante se sfruttato in un determinato modo. Qual è il modo di sfruttare Baldur? È quello che...
quando la sua salute è oltre gli HP massimi, attacca ogni turno un nemico a caso facendogli 165% di danni, che per carità è una percentuale relativamente bassa, ma parliamo comunque di 807 di attacco, quindi non è proprio inutile. Considerate che ogni turno, fin quando c'ha salute aumentata, può colpire all'infinito praticamente. E tutto questo si può fare come? Basta che lui parta, perché c'ha 1000 di salute che può andare oltre gli HP massimi. Lui da solo si aumenta di 1000 la salute massima. Quindi, considerata la sua salute che è 1326, anche se è stato colpito, a meno che non sia al di sotto dei 300 praticamente, con 1000 di salute va sempre oltre gli HP massimi. Sempre. E quindi, di conseguenza, attacca ogni volta. Ma sapete la particolarità più importante di questo eroe? È che quando si contrastano eroi che tagliano il mana diretto, lui dà la protezione a tutti finché c'ha la salute aumentata. Dove sta scritto? Ah, qua. Finché l'evocatore ha la salute potenziata, tutti gli alleati resistono alla riduzione del mana. Questo effetto non può essere annullato. Quindi, fin quando ha salute oltre gli HP massimi, oltre ad attaccare ogni turno 165% un nemico a caso, protegge dai tagli di mana. E ce ne sono 4-5 eroi che tagliano il mana che danno un fastidio enorme. Enorme. Ai tempi c'era Vera e Freja della sua stessa stagione, se non mi sbaglio. O sono della quarta loro. No, della terza mi sembra, giusto? Non si, terza stagione. E lui dava una mano assurda contro di loro, perché alla loro morte tagliavano il mana, lui invece proteggeva tutti. Abbinato, come dice anche Daki, ad eroi che curano 4, esagerato, ad eroi 1 o 2 eroi proprio volendo, che curano oltre gli HP massimi, diventa allucinante, perché lui è sempre oltre gli HP massimi e quindi spara sempre ogni turno. Poi c'è Norn è un eroe che, quando l'abbiamo rivisto pure ultimamente, molto tattico. Però in questo caso, se avete bisogno di un giallo perché non avete tanti gialli, Norn è un eroe che prenderei, però dovete mettere in conto che è difficile da utilizzare, o meglio, è difficile da sfruttarla al massimo. Perché ad usarla normalmente è comunque un medio che fa 280% di danni al bersaglio e nemici vicini su 770. Ok, l'attacco non è il massimo, però il 280% di danni non lo fanno tutti. Quindi comunque c'è un eroe che fa male ai tre che colpisce. Per essere della terza stagione, intendo. Però il bello viene dopo, che l'eroe colpito e i nemici vicini, quindi i tre colpiti potenzialmente, diventano deboli contro il loro colore contro cui erano forti. E questa cosa si può sfruttare quando, il miglior modo per sfruttarla è quando si affronta una difesa che ha un giallo o un viola centrale con i colori opposti vicino. Per esempio, ora come ora si potrebbe trovare un viola centrale con i due gialli mediani. Questa difesa viene massacrata utilizzando Norn, perché i tre colpiti al centro, oltre a subire il suo danno, ok, poi diventano praticamente deboli sia contro il giallo sia contro il viola. Tutti. E tre. E questo Norn si può sfruttare anche per fare svariate tattiche, come per esempio usare Norn con 4 viola e affrontare un viola centrale. Norn, gli cambiate il colore contro cui è debole, praticamente, e con i viola lo massacrate.
È un eroe molto, molto tattico, ok? Però anche se non lo si sfrutta al massimo, perché non si può sempre sfruttarlo al massimo, per carità, comunque ho ritrovato un medio che infligge 280% di danni a 3, che non è assolutamente male. Poi c'è anche il regno, che è interessante, che era quello che vi dicevo prima, di Freja e Bera. Anche lei, quando muore, toglie il mana agli avversari, quindi si rallenta. Poi abbiamo l'ultimo eroe, Fridge, che secondo me è la seconda scelta in tutta questa lista. Per me è seconda scelta per un semplice motivo, perché purtroppo nel tempo sono usciti altri eroi verdi che fanno veramente male. Mentre lei, la pecca più grande di Fridge, i danni che va a fare. Perché di base parliamo del 100% su 753. Ok, quel 100% può aumentare in base alle tessere verdi che sono sul campo di battaglia. Però, ragazzi, c'è bisogno di lanciare già le tessere per farla caricare. Sempre lo solito discorso. Oltre a quelle tessere lanciate per farla caricare, c'è bisogno di altre tessere sul campo di battaglia per fargli fare più danno. Che con un massimo di 244%, che si raggiunge con 12 tessere se non mi sbaglio, oltre a quelle sue lanciate, è veramente poco rispetto agli eroi che sono usciti adesso, o che stanno uscendo da qualche anno, diciamo, a questa parte. L'unico vantaggio che è rimasto di Fridge, secondo me, è che è un abbattitore di difesa normale. Che parte da un meno 8%, che è veramente poco, però anche in questo caso può arrivare a un massimo di 44%. Ok, non ci arriverà quasi mai al meno 44%, ma anche trovarsi un eroe verde che abbatta la difesa in modo rapido non è assolutamente male. Questo sempre se non avete eroi migliori, ovviamente, parliamo. E gli eroi verdi migliori, ripeto ancora una volta, ce ne sono ora. Ma Fridge può essere sfruttata tantissimo in difesa. Ed era il posto migliore anche in passato. Ora la pecca è che comunque c'ha difesa salute bassa rispetto alla media degli eroi che sta uscendo adesso. Molto bassa rispetto a loro. Però un eroe rapido che ragiona sulle tessere verdi che sono sul campo di battaglia costringe l'avversario a guardarsele ad essere verdi che sono sul campo di battaglia o a toglierla di mezzo, ma questo non vuol dire che non ne possano uscire altre. E quindi c'è il rischio di beccarsi più danno e più abbassamento di difesa. Non è il massimo, ok, al giorno d'oggi, però per chi non ha alternative, Fridge in difesa rimane comunque tanta roba per la maggior parte. Poi è normale, se avete eroi beccato eroi migliori, c'è poco da ragionarci, perché purtroppo il danno è veramente poco, ripeto, è molto basato sulle tessere. Non è la migliore ipotesi. Frida è Fridge, per me. Poi mettiamoci anche Anzog, Margaret, Norn, che possono essere più o meno interessanti, ma questi sono, ragazzi. Questi sono. Ad eccezione dell'eroe migliore in assoluto di sempre. Salmone Loki. Ragazzi, Salmone Loki è un eroe del tutto inutile. Per la maggior parte dei player è inutile, non serve a nulla, non fa niente. Bla 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 bla. Però ragazzi, c'è la guerra dei salmoni e questo cambia tutto. Questo cambia tutto. Va preso solo per metterlo in guerra, in difesa centrale, nella guerra dei salmoni. Quindi appena avete 100 chiamate, ragazzi, il primo eroe è Salmone Loki, poi tutti gli altri. Ok? Qualche obiezione? Cosa ne pensate comunque voi? Voglio sapere il vostro parere. Di quale eroe andrete a prendere per primo?
Usali in coppia, Daki. Fata Morgana e Cappuccetto Rosso in coppia possono essere spettacolari. Frigge, poi Frida e se riesco Dorn. Come mai prima Frigge e poi Frida? Si è messo male a Verdi? O hai già un abbattitore di difesa? No, io non credo di fare in linea di massima per me. Ah vabbè, si è messo malissimo a Verdi, allora è un altro discorso. Per me, ragazzi, comunque, a parte tutte le idee che uno ha sugli eroi, migliore, non migliore, peggiore, non peggiore, dovete ragionare molto in base ai vostri eroi. La chiamata del destino e lo scambio di anime, al di là di quanto uno possa dirvi è utile quell'eroe o non è utile, va molto ragionato sulla vostra squadra, sul vostro modo di giocare e sugli eroi che avete a disposizione. Là va scelto. Perché, per esempio, un esempio di Tony, prendo Tony come esempio, dice io non ho tanti verdi e quindi se dovessi scegliere, sceglierei prima Fridge. Perché in quel caso a lui Fridge gli serve più di qualunque altro eroe che sia migliore nella fattispecie. Quindi molto dipende dalla squadra che avete a disposizione, delle squadre che avete a disposizione, e andate a scegliere per quello, perché magari c'è chi gioca di mono, gioca chi gioca di 3+2, gioca di multicolore, e quindi queste cose possono influire sulla scelta dell'eroe. Margaret, Honor, non Baldur. Mi mancano viole, ma non mi piacciono. La viola, parte chiona, poca roba. Pensavo a Frida che è blu. Ero distratto, pensavo alla stessa Lanzo. Io usavo Lanzo di Salmone Loki, eh. Migliore eroe per distacco. Il secondo di questa lista è Sargasso, eh. Non dimentichiamo. Io devo dare informazione a Ricky da un'occhiata, magari lo facciamo dopo. Ma dobbiamo parlare ancora degli eroi di là. Poi ho Nordri per il Tito. Vabbè, però qua è diverso. Frida non la prenderei mai per utilizzarla solo al Titano. Soprattutto dopo un certo livello, non ha senso. Qua Frida va presa per affiancarla ad altri eroi blu. Che può fare un massacro, un massacro. Al di là del Titano. Scusa, chi altro c'è come abbattitore di difesa elementale blu? Allora, c'è Nordri 3 stelle sicuramente. Poi non mi ricordo. Ce ne stanno un paio però. Poi ci sono quegli eroi che abbassano la difesa normale pure almeno 54%, o addirittura c'è Bobo meno 60% se non ricordo male. Che è normale, ok, però comunque abbassa un botto la difesa. Dite qualche altro abbattitore di difesa elementale blu? Mi sono perso. Ah, c'è pure Adalinda che abbassa la difesa normale, però del meno 56%. A proposito di... Ah, c'è... come si chiama? Gli animali bestiali, il blu degli animali bestiali. Non mi ricordo come si chiama.
Artù, sì, vabbè, Artù sì. Però attacca uno solo. Perseguo il costume. Atena. Allora, anche con tutte le spiegazioni, non lo so, avevo un colpo di cuore. Cappuccetto rosso, ma sto lasciando visto che no, ragazzi, Sherry nella fattispecie, cappuccetto rosso serve a nulla, lasciate stare. E effettivamente, pochissima resistenza, un medio che ok fa danni, ma 181% su 729 è veramente poco. Poi chiamo a questo servitore che ha la bellezza di 20% di HP su 1353, dura relativamente poco. Serve veramente a poco. Cioè, veramente difficile riuscire ad utilizzarlo. Io forse Hanzog, Kyona o Margaret, forse. O Kyona. Kyona già è un pelo più interessante, però bisogna metterla, ripeto, vicino a eroi che fanno male. Anzog, qua se avete bisogno di qualcuno che faccia male rosso, comunque si può sfruttare Anzog. Che poi un eroe, ripeto, un eroe che attacca e poi recupera anche salute, non è facile da avere. Ma il dubbio tra Margaret e Friggi non ci dovrebbe essere, eh? Sempre Friggi, pimpi. Ah, prendevi cappuccetto solo perché è bella. Ok. Allora. Cinnamon, vero cavolo? Ecco come si chiamava. Sì, anche il tizio, l'amico Cannella, per gli amici Cannella Blu, Cannella Blu tra l'altro, abbassa la difesa di un botto, meno 56%. Kyona quando uscì era figa, la mettevano tutti. Però ti posso dire anche una cosa, Yolanda, non è perché la mettevano tutti vuol dire che era figa, eh. Ci sono stati periodi in cui hanno messo eroi che erano. O li mettevano tutti, ma era una stronzata allucinante. Ai tempi non c'era nessun potenziatore di attacco viola. Quindi in alcune circostanze poteva essere stra mega utile. Ma rimaneva comunque un cecchino. E rimane ancora oggi un cecchino. E quello è il suo limite. Comunque, questa è la chiamata del destino. Vi ripeto ancora una volta, valutate. Valutate bene in base ai vostri eroi. Poi scegliete. Vi ho detto più o meno come la penso su quasi tutti gli eroi. E poi valutate voi. Valutate voi. Dipende, Yolanda. Dipende. Nel 2018 dipende dagli eroi. Perché nel 2018 ci stanno degli eroi che ancora adesso sono stramega utili. Prendi per esempio Scavafosse, uscì nel 2018. Drake Fong uscì nel 2018, Zimitika uscì nel 2018, Evelynn uscì nel 2018. Ci metterà anche Zeline nel 2018. Quindi dipende. Certo, poi metto a confronto con altri eroi, che non so, quello che ho beccato io, Iron, che era viola, che è viola, che serve relativamente a poco, è normale che Kyona è tanta roba, oppure Aegir, che anche Aegir ai tempi era fastidioso, però bastava un
un Melendor del cavolo e diventava inutile. Poi dipende. Te lo dico, dipende sempre dalla situazione, dipende come affronti. Chiona comunque dà il potenziamento d'attacco che aumenta ogni volta che vengono colpiti, ma basta qualcuno che rimuove le magie benefiche e praticamente rimane un cecchino e basta, che fa pure poco danno. Medio. Consideratevi sempre che sono eroi di seconda fascia, qualunque andate a prendere. E ripeto, non è che le prossime liste saranno migliori, saranno su per giù le stesse. Mo ci può uscire magari un eroe un pelo migliore, come per esempio è successo con Lord Loki, però non vi aspettate che ogni lista ci sia un eroe come Lord Loki. Anche perché quello è Lord Loki. Io nel tuo caso, visto che ti lamenti sempre di Blue, io prenderei Frida. Assolutamente. Per me, migliore scelta è assolutamente Frida se non avete nessun altro eroe che abbassa la difesa tra i blu, che abbassa la difesa del 54%. Se avete, ripeto, eroi che, come detti prima, che abbassano la difesa normale del 50-60%, come per esempio potrebbe essere Bobo, ripeto, anche se è medio, scusate, anche se è lento, che abbassa il 60%, Frida non serve, anche in quel caso. Per dire, però se non avete eroi che fanno questo, è tantissima roba. Senza considerare che comunque Bobo e Frida, Bobo si chiama, sto avendo un lapsus, Bobo, ok, e Frida possono comunque cumularsi le due cose, perché uno attacco, una difesa normale e una difesa elementale, quindi possono cumularsi, non si sovrascrivono. Però averne due serve relativamente a poco, ne basta uno che faccia quello, per me. Poi come seconda scelta, secondo me Fridge è ancora oggi tanta roba, e poi gli altri ve l'ho detto, in base alle vostre esigenze. Ok ragazzi, chiamata del destino l'abbiamo messa da parte. Che dite? Iniziamo a parlare un po' di questo nuovo evento? Anzi, c'ho un baule da aprire. Vai. Tanta roba. Cavolo, non so dove metterla tutta sta roba. Non so dove metterla. Allora ragazzi, come vi dicevo prima, come avete ormai comunque già visto, è iniziato un nuovo evento, è un nuovo, nuovissimo evento, non si era mai visto prima d'ora. Villaggio Goblin. Per l'impresa, poca roba. Cioè nel senso che non c'è niente di particolare, non ci sono limitazioni varie sugli eroi e sulle truppe o quant'altro, o cose strane nel gameplay, ma c'è semplicemente questa limitazione qui sugli oggetti di battaglia, che si possono utilizzare solo oggetti di battaglia comuni e non comuni, quindi una stella o massimo due stelle. Ok, poi come sapete i boss si vedono qua, però se vi interessa anche che mostri ci sono sui vari stadi, li trovate qui. Ma non c'è nulla di particolare. L'unica particolarità è che semplicemente si possono utilizzare, eccoli qui, sono una stella e ho due stelle. Solo questi oggetti qua si possono utilizzare. Quindi non ci sono clessidre, non ci sono cose mega utilizzabili, non ci sono bombe, non ci sono manco le bombe, è vero, si possono utilizzare, sì. Non ci sono bombe, non ci sono attacchi del dragone, non c'è nulla, solo una stella e due stelle, niente di più, niente di meno. Quindi considerate questa cosa qui. Poi non c'è nessun'altra limitazione, quindi potete utilizzare sempre gli stessi eroi, potete utilizzare tutti i colori che vi pare e quant'altro. Ciao Ludo, buonasera, come stai Ludo, tutto bene? Ma sta
Stai vendendo Frida. È vero che non ho messo forza nell'abbattimento. Si possono andare ai goblin. Scusami, Sherry, ma non ho capito. Che sarebbe un po' il mio Junaid, ma utile. Junaid, ma utile. Allora, Anzog sì, potrebbe essere paragonato a Junaid, ma Junaid, ok, colpisce più forte, ma uno solo. Mentre invece Anzog no, colpisce molto più forte a tutti. E poi recupera ovviamente il danno che va a fare, lo recupera come salute. Quindi è mo cioè, la meccanica è simile, ma il fatto che attacca tutti fa molto più danno e quindi recupera molto più salute. Frida, ripeto, va utilizzata in alcuni contesti, senza battito di difesa, ripeto, per chi comunque è a un livello che fa fatica anche ai titani, anche con i titani fa un mare di danno, vi fa fare un mare di danno, quindi anche in quel caso può essere sfruttata, ma molto va sfruttato con altri eroi blu. Se colpisce Frida, per fare un esempio, e poi ci andate con Magni, lo massacrate a quello. Se colpisce Frida e poi c'è andato con un eroe che attacca 3, li massacrate. Non so quanto è complicato questo evento, onestamente. Ma come potenza squadra ci porta 5400. Quindi non è proprio semplice, semplice, però, dato che si può utilizzare tutto, presumo che arrivato a un certo livello si può fare tranquillamente. Poi è normale che i piccoli avranno comunque difficoltà a finirlo, ma ormai quella è la loro idea di base. Linea di massima, ripeto, non c'è nessuna difficoltà o meglio qualche limite sul o qualcosa di gameplay di diverso in questi stadi. Si fanno, vi danno le monete dei goblin. Le monete dei goblin servono per fare ovviamente le chiamate in questo evento e solo in questo evento. In questa chiamata, o meglio, poi vedremo se successivamente faranno altro. Però al momento solo qua si possono prendere queste monete e solo qua nella chiamata dei goblin, solo qui si può fare la chiamata con queste monete. Io mi sono bloccato al penultimo, ok. Invece di guardare il soffitto, stamattina potevi finire l'evento. No, io stamattina ho dovuto fare gli eventi che non ho fatto ieri. E quindi non puoi. Poi ho dovuto farmare anche io in Atlantide, quindi. Fatto pure Atlantide, ho usato una boccetta e però c'avevo pochi biglietti, 8-9 biglietti. Io l'ho finito con mono blu. Ah, quindi l'hai finito, Wimpy. Peccato che non ne fai due, non riesci a fare due chiamate? Quanti gettoni ci dà? Non ho fatto il conto. Quei che sono troppi numeri. 180? Ok. Sì, Atlantide, ragazzi, non mi ricordo di averlo detto, però in Atlantide questa chiamata qua, perché l'avevo detto già la volta precedente, questa chiamata qua non è assolutamente male. Non è assolutamente male. Io penso che la farò anche io la chiamata, però cioè, ragazzi, a questo punto io quasi quasi la farei adesso la chiamata. O meglio, mo parliamo degli eroi e faccio la chiamata, anche perché la prossima diretta è giovedì. Giovedì Atlantide non ci sarà. Dovrei trovare due monete per fare quattro chiamate. La facciamo dopo, dai. Parliamo di eroi. Anzi, vi dirò di più. Vi dirò di più. Vi dirò di più. Metto a fare mappa automatica e nel frattempo vado in bagno. E sperate che mi esca un gettone, anzi due. Due monete mi servono. Quindi basta un cavolo di draghetto. Dai, su via. Non c'ho biglietti. Oh, 6 biglietti però, attenzione. Attenzione. Posso usarli? Ne uso due, perché lo so che mi esce subito. Eccoli qua. Niente? Non ci ha dato niente? Brutte persone. Brutte persone. Oh, ci siamo qua, dai, ci siamo.
Ci siamo. Sono andato per il lato dell'antide. Io ho preso 4 stelle verde che toglie i servitori. Gobbler. Brutta cosa, brutta cosa, brutta cosa. Meglio un goblin che gobbler. Avete capito? L'avete capito? Vabbè, basta ste cagate. Allora, ragazzi, ovviamente, oltre l'evento, l'impresa, ecco, villaggio goblin, c'è anche la chiamata dei goblin. In questa chiamata, oltre agli eroi della prima stagione, perché quelli non mancano mai, è a tutti gli effetti una chiamata evento, ossia ci sono 6 eroi goblin dentro questa chiamata, oltre agli eroi, ripeto, della prima stagione, però c'è una particolarità, che in questa chiamata, come ce lo dice qua, ogni volta che si becca un eroe goblin leggendario, quindi un 5 stelle goblin, se ne riceve un altro gratis. Ok? Il problema qual è? Perché c'è sempre il problema. È che per evocare le probabilità di uscita degli eroi sono pressoché le solite, con l'unica differenza, come potete ben vedere, eroe evento leggendario, quindi un goblin leggendario, allo 0,5%, eroe in evidenza leggendario allo 0,4% di probabilità di uscire. Quindi queste probabilità di tra eroi in evidenza e gli altri eroi goblin 5 stelle sono nettamente più basse rispetto al solito. Però è anche vero che se si becca uno di questi eroi, quindi si ha la fortuna di stare nello 0,5 o nello 0,4, se ne beccano 2 invece che 1. Però fate attenzione a un piccolo particolare. Se beccate un eroe della prima stagione 5 stelle, non riceverete nulla. Nulla in omaggio, quindi solo ed esclusivamente eroi 5 stelle goblin, che ne sono 4 in questa chiamata. Tra l'altro andiamo a vedere, eccoli qua, 1, 2, 3 e 4, basta. Lei è già un 4 stelle e poi c'è un 3 stelle. Tutti gli altri, quindi ad eccezione queste 4, tutti gli altri non vi danno niente in omaggio. Potete beccare, ok, l'eroe del mese. Ma solo questi 4 vi danno l'eroe in più. È capitato a me, ho preso Magni, figurati. Quindi fate attenzione a sta cosa, perché probabilità per 2 è solo per gli eroi goblin, nient'altro. Le percentuali sono più basse, vi ripeto, per questi. Un pelo più basso, ma sono più basso. Ok, a parte questa cosa qui della chiamata, che come vedete le chiamate qua sono aumentate anche il costo. Una chiamata 400 gemme, 10 chiamate 3400 gemme, quindi il costo è maggiorato rispetto ad altre chiamate simili, sostanzialmente. Però c'è questo fatto di poterne beccare 2 se si ha la fortuna di beccarne 1. Questo è tutto. Prima di iniziare a parlare degli eroi, però, c'è una cosa che voglio anticipare. C'è una nuova meccanica in gioco, entrata con questi eroi. In italiano viene chiamato avvizzimento o crescita. O meglio, avvizzimento e crescita. Sono due cose differenti. Ed è una nuova meccanica del gioco in assoluto, quindi la vedremo per la prima volta con questi eroi goblin, sia i 5 stelle sia i 4 sia i 3. Ognuno di loro c'ha o avvizzimento o crescita, al momento non c'è nessuno che le abbia tutte e due. Che cos'è? È praticamente è una diminuzione o un aumento delle statistiche dell'eroe base. Non possono essere rimosse o purificate in nessun modo, o meglio,
purificazione non funziona e non possono essere rimosse aumentandosi l'attacco normalmente. E addirittura rimangono attive sugli eroi anche se l'eroe che l'ha lanciato muore. Ovviamente questo potenziamento delle statistiche va ad influire ovviamente anche sulle abilità speciali. E questo comporta una limitazione, o meglio, ci hanno comunque messo una limitazione su quanto possono aumentare non tanto le statistiche, ma la percentuale di danni che vanno a fare le abilità speciali. Nella fattispecie non si può superare il 170% di potenziamento, o meglio, le abilità speciali non possono fare più del 170% di danni che facevano normalmente di base, che è alta, ok, non è facile raggiungere, però c'è questa limitazione. Mentre invece per l'avvizzimento in questo caso, che riducono ovviamente anche i danni delle abilità speciali, non possono essere ridotte al di sotto del 30% del danno che andavano a fare normalmente quelle speciali. Quindi hanno un limite massimo e un limite minimo, al di sopra non si può andare al di sopra e non si può scendere al di sotto. Teoricamente come funzionano? È molto semplice la loro funzionalità. Per esempio andiamo a prendere questo, che cosa fa? Diminuisce di 250 l'attacco di tutti i nemici, questo avvizzimento, questo specifico avvizzimento. Vuol dire che se un eroe ha 980 o 908 di attacco, viene ridotto di meno 250 questo attacco. E ovviamente questa diminuzione va a influire anche su un danno della speciale che potrebbe andare a fare, che non è questo il caso. Perché se andiamo a prendere un eroe che fa danno, lui, se abbiamo un eroe che parte da 455 di attacco, fa il 200% su 455, è un danno. Se invece andiamo a abbassare l'attacco di 250, lui farà il 200% su un attacco molto inferiore. Molto inferiore. È lì che vanno a intervenire i limiti. Perché se noi andiamo ad aumentare l'attacco vistosamente di Boots, in questo caso, può arrivare a un massimo di 170% in più di danno su quello che andava a fare di base, non più di quello. E non può scendere, ripeto, al di sotto del 30% di diminuzione questo danno da questa nuova meccanica. Non può scendere al di sotto non può fare meno del 30% del danno che faceva inizialmente. Quindi queste sono le limitazioni. Questo è l'avvezzimento e poi c'è la crescita. L'avvezzimento sono diminuzioni di statistiche a tutti i nemici. La crescita sono aumenti di statistica a tutti gli alleati. E ripeto, non possono essere purificati. Non possono essere dispersi poi dall'altro lato. E rimangono anche se l'eroe muore. Se l'eroe che l'ha lanciato muore, rimangono lo stesso. Quindi, ripeto, è una nuova meccanica inserita con questi eroi. Che vanno a potenziare le statistiche degli eroi. Semplicemente. Proprio parliamo di attacco, difesa e salute. Ora andremo a vedere con calma tutti. Almeno questi sono i primi. Poi vediamo se successivamente faranno qualche cambio, qualche modifica, qualcosa successivamente.
Ovviamente questi eroi hanno una famiglia e una passiva che è simile per tutti. Non è proprio uguale, ma è simile per tutti. Però la vediamo da eroe a eroe, quindi non cambia questo. Cambia solo semplicemente l'avvezzimento che, come vi faccio leggere qui, le modifiche ai punteggi e abilità rimangono anche se il personaggio viene sconfitto, le modifiche ai punteggi e abilità non possono essere rimosse con annullamento o purificazione, gli effetti aggiuntivi di avvezzimento e crescita modificano ulteriormente i punteggi e abilità, i punteggi e abilità possono essere aumentati fino a un 170% massimo del loro valore originale, i punteggi e abilità non possono essere ridotti al di sotto di un 30% del loro valore originale. E poi le altre magie benefiche e debuff si applicano al punteggio abilità modificati. Ovviamente questa è una cosa, non ho detto l'ultima, cioè se c'è un potenziamento di difesa o un potenziamento d'attacco, se c'è una crescita di un eroe e poi un potenziamento d'attacco, se il potenziamento, che ne so, è del 10% di attacco, viene applicata all'attacco già con la crescita attivo, non quello di base, e ovviamente è molto più alto la percentuale, aumenta di più, ecco, in questo caso. Comunque ragazzi, parliamo degli eroi, analizziamo questi eroi di questo evento. Partiamo da Boots, che è l'eroe, l'unico eroe 3 stelle di questo evento attualmente in questa chiamata. Boots ovviamente è un 3 stelle rosso, classe barbaro, famiglia Goblin, che danno un bonus per 1, 2, 3 eroi ogni volta che questo eroe subisce un danno da abilità speciale di un nemico, rimuove il 30, 60, 100% della salute potenziata a tutti i nemici. E questa è una figata assurda quando si affrontano gli eroi che aumentano la salute massima oltre gli HP. Perché anche da solo Boots, ogni volta che subisce danno da un'abilità speciale, rimuove il 30% della salute potenziata a tutti i nemici. Poi c'ha una passiva, 30% di probabilità di eseguire le seguenti azioni quando questo personaggio lancia la sua abilità speciale, quindi quando lui lancia l'abilità speciale c'è il 30% di possibilità di infliggere 70% di danno a tutti i nemici, e tutti i nemici ricevono meno 25% di precisione per 3 turni, quindi il 30% di probabilità di attivare queste due abilità secondarie tra virgolette. Ha 455 di attacco, 458 di difesa, 959 di salute. È un medio che infligge 200% di danni a tutti al bersaglio e nemici vicini. Avvezzimento: il bersaglio e nemici vicini ottengono meno 40 di attacco, meno 40 di difesa. Il bersaglio e nemici vicini ricevono anche meno 35% di difesa per 3 turni. E se l'effetto viene rimosso prima della fine della durata, il bersaglio con l'effetto subisce 116 danni. Vi sottolineo subito questa cosa qui. Meno 40%, meno 40 di difesa applicata sul bersaglio si cumula col meno 35% di difesa. E quel meno 35% di difesa viene valutato sulla difesa meno già il 40%, meno i 40 che toglie. Ripeto, queste cose qui vanno a influire su queste. Quindi meno 40, meno 40. Ai tre colpiti avversari, ovviamente. Boots, nella fattispecie, ha buon attacco, buona difesa e ottima salute. È un medio che praticamente attacca potenzialmente 3 nemici e gli fa un buon danno, perché parliamo del 200% su 455. Gli abbassa attacco e difesa ai tre colpiti con l'avvizzimento, e questo non può essere rimosso, non può essere purificato nella fattispecie, ed in più gli abbassa anche la difesa normale del meno 35%, ed in più se il bersaglio o i nemici vicini, quelli che hanno l'abbassamento di difesa, cercano di muovere questo abbassamento di difesa, subiscono 116 danni. Ed inoltre la passiva ci dà il 30% di probabilità di fare 70% di danni e di dare la precisione, meno 25% di precisione, a tutti i nemici. Ragazzi, non ci sono tantissimi colpitori di 3
potenzialmente tre bersagli grossi. Però facendo un confronto con i primi due, Hazard col costume che è rapida o Shkrekok che è medio, entrambi potenzialmente fanno più danno, perché uno fa meno danno nella fattispecie ma è più veloce, l'altro invece è stessa velocità ma fa più danno. Quindi andando a confrontarli con questi due eroi, praticamente Boots, il suo vantaggio, ecco, potrebbe essere l'avvizzimento di difesa e attacco, che è veramente poco normalmente, ma se parliamo di eroi 3 stelle diventa già un abbassamento molto interessante, in aggiunta all'abbassamento di difesa che dà anche un danno se viene rimosso. Questo è il vantaggio di Boots e va sfruttato per questo. Quindi per me è un eroe da sfruttare per l'abbassamento di difesa, e soprattutto se siete ovviamente a corto di eroi che abbassano la difesa. Ha l'abilità di resistere un botto, perché la sua salute è veramente alta rispetto alla media dei 3 stelle, e quindi si può sfruttare tantissimo negli eventi, ragazzi, negli eventi. Colpire 3, che massimo sono 3 negli eventi, gli avversari che trova sul campo di battaglia, colpirli, abbassargli la difesa anche molto di più rispetto al normale, e se la rimuovono addirittura fargli anche danno, è tanta roba in quegli eventi. Quindi per me Boots, ok, non si può utilizzare con eroi di stelle superiori, però tra le 3 stelle è tantissima roba, e quindi per me Boots è un eroe da alzare. Poi, secondo eroe, dobbiamo sempre farci il giro perché si divertono così a girare. Secondo eroe, un 4 stelle, Goldie. Goldie è un 4 stelle giallo, classe paladino, famiglia dei goblin. Al solito hanno un bonus per 1-2-3 eroi, che ogni volta che questo eroe subisce danni da abilità speciale di un nemico, rimuove un 30, 60 o 100% della salute potenziata di tutti i nemici. Ha una passiva, 30% di probabilità di eseguire le seguenti azioni quando questo personaggio lancia la sua abilità speciale: infligge 70% di danni a tutti i nemici e tutti i nemici ricevono meno 25% di precisione per 3 turni. Ha 643 di attacco, 716 di difesa, 1272 di salute. È un medio che fa recuperare il 38% di salute a tutti gli alleati. Alla crescita, tutti gli alleati ottengono 100 in più di attacco, con le solite, sono sempre uguali queste info aggiuntive. Tutti gli alleati riflettono su un personaggio a caso della squadra avversaria disturbi per 3 turni. Ovviamente si parla solo di disturbi annullabili. Può riflettere. Quindi ragazzi, abbiamo un eroe giallo 4 stelle che ha poco attacco, ottima difesa, buona salute. È un medio che praticamente cura tutti. 38% non è il massimo, di solito è 44, ma siamo lì. Gli aumenta a tutti, sempre tutti gli alleati, l'attacco di 100, che è un botto, e poi in più fa riflettere sempre tutti gli alleati i disturbi che lanciano i nemici, ovviamente i disturbi non annullabili. Inoltre, quando lancia la sua speciale, può partire la sua passiva al 30% di probabilità di fare danno del 70% e infliggere anche il meno 25% di precisione a tutti i nemici. Diciamo che Goldie è la versione gialla di Kitty dei Moschettieri, semplicemente. Quindi molto, ma molto, ma molto interessante, soprattutto per il suo essere gialla. Ok, a differenza di Kitty non cura oltre gli HP massimi,
però cura subito. Ok che è uno svantaggio essere gialla nel momento in cui ci sono tanti curatori gialli, anche 4 stelle al giorno d'oggi, ma è interessante il fatto di essere gialla perché tra i gialli ce ne sono veramente pochi che ragionano sui disturbi. O meglio, non ci sono eroi, o meglio, ce ne sono pochi eroi che purificano o che proteggono. E in questo caso, tra l'altro, non parliamo semplicemente di un protettore, quindi che vi protegge dai disturbi degli avversari, ma fa esattamente come Kitty, rilancia ai nemici i loro stessi disturbi. E senza dimenticare il fatto che parliamo di un eroe che aumenta a tutti di 100 l'attacco base, di 100, praticamente è come un eroe emblemato al massimo in attacco, per intenderci. E non dimentichiamo il fatto che c'ha anche la possibilità di fare danno con la passiva. Fantastico. Fantastico. Per me in difesa può essere utilizzato, sì, ma solo con i paristelle. Purtroppo pesa la sua non cura oltre gli HP massimi. Quella pesa un bel po'. E quindi utilizzarla in difesa sì, può essere utile, ma se andiamo ad affrontare anche i 5 stelle, avere un eroe che cura solamente la penalizza un po'. Perché può partire anche nel momento in cui sono tutti quanti carichi e quindi fa poco, sostanzialmente. Ma in attacco, ragazzi, secondo me dà il meglio di sé. È sia utile sia divertente da utilizzare. Perché immaginate affrontare un eroe che dà tanti disturbi, fate partire gol di prima e non solo non li subite voi, ma gli rilancia agli avversari. Per farvi un esempio clamoroso, ragazzi, Alfrighe l'affrontate con Goldie, fate partire Alfrighe quando Goldie è carica, o meglio è partita, l'attacco irrazionale verrà dato a tutti, o meglio a chi colpisce tra i nemici, semplicemente. C'è di meglio? Sì, probabilmente ci saranno eroi migliori. Ma se vi manca un eroe giallo che purifica e o protegge, io ci farei più di un pensierino. Quindi per me Goldie è un eroe da alzare. Anche se avete altri curatori. Il fatto di ragionare sui disturbi tra i gialli è veramente raro come cosa che fa. Quindi va sfruttata per quel motivo lì. E arriviamo ai 5 stelle. E ricordo, se pescate un eroe 5 stelle Goblin, in questa chiamata ne riceverete un altro in omaggio. Parliamo di Kettle. 5 stelle blu, classe chierico, famiglia sempre dei Goblin, che dà un bonus per 1-2-3 eroi. Ogni volta che questo eroe subisce danni da abilità speciale di un nemico, ovviamente, rimuove il 30 o il 60 o il 100% della salute potenziale di tutti i nemici. Quindi vi ricordo ancora una volta che questa famiglia anche da sola funziona. Quindi da sola Kettle, ogni volta che subisce un danno da un'abilità speciale, rimuove il 30% della salute potenziale di tutti i nemici. Tutti. I nemici. Salute potenziata ovviamente si intende per chi viene curato oltre gli HP massimi. Poi anche lei ha una passiva,
35% di probabilità di eseguire le seguenti azioni quando questo personaggio lancia la sua abilità speciale, 70% di danno a tutti i nemici, meno 25% di precisione. Come avete ben capito, le passive sono tutte quante uguali su cosa fanno. Quando lancia l'abilità speciale, ogni eroe ha la probabilità di lanciare queste due altre speciali passive. Però quello che cambia è la probabilità che ciò avvenga. In questo caso è 35, poi abbiamo il 30 o il 20 e così via. Ha 949 di attacco, 900 di difesa, 1652 di salute. È un lento. Che cosa fa questo lento? Lancia una di queste tre abilità speciali, praticamente. Però queste tre abilità speciali hanno probabilità di essere lanciate, di attivarsi, diverse dal normale. La prima ha il 45%, la seconda sempre il 45%, la terza solo il 10%. Quindi molto più probabile che escano le prime due rispetto alla terza, però anche la terza 10 volte su 100 parte, può partire quella. La prima speciale qual è? Cibo squisito, fa recuperare il 50% di salute a tutti gli alleati e poi ha la crescita, tutti gli alleati ottengono 280 di difesa. La seconda, cibo marcio, infligge 350% di danni a tutti i nemici. Tutti i nemici subiscono 965 danni da veleno nell'arco di 5 turni. Poi abbiamo la terza speciale, quella che parte col 10%, parte il 10% delle volte, guasto catastrofico in cucina. Che cosa fa? Infligge il 100% di danni a tutti gli alleati e a tutti i nemici. Quindi ragazzi, Kettle, a straottimo attacco, straottima difesa, straottima salute. È un lento che ha tre diverse speciali che possono partire. Partono ovviamente a caso, non c'è la possibilità di scelta, però le prime due hanno il 45% di probabilità di partire, mentre l'ultima solo il 10%. La prima cura tutti e li cura anche un bel po'. Parliamo del 50%, ok, non va oltre gli HP massimi, parliamo comunque del 50%. Ed in più poi gli aumenta anche la difesa con la crescita. E parliamo di 280 in più di difesa, che è un botto 280 in più di difesa. La seconda invece fa un botto di danno, perché parliamo di 350% di danni a tutti su 949. E poi in più la avvelena, 193 per turno. E poi c'è il 10% di probabilità di lanciare la terza speciale che fa danni a chiunque, sia agli alleati sia ai nemici. 100% su 949. Non è manco proprio poco poco. Poi senza dimenticare la passiva che ha il 35% di fare 70% di danno a tutti i nemici e meno 25% di precisione. Cioè ragazzi, qua non ci siamo proprio come eroe. Non ci siamo proprio. Perché io già di non sono io sono particolarmente contro ad eroi con i quali non si può scegliere, non c'è la possibilità di scegliere la speciale con cui partono. Ma addirittura in questo caso, cosa assurda, c'è una speciale che fa danno ai propri alleati. Cioè finora ok, avevamo visto eroi che si bloccavano, ok, c'era qualcuno che faceva qualche piccolo danno anche agli alleati o una categoria di alleati, ecco, chiamiamolo così, ma mai una speciale che fa tutto questo danno anche agli alleati, ok, lo fa agli avversari pure, ma anche agli alleati, ok, ci aggiungo un altro ok. Parliamo di una probabilità solo del 10% che ciò accada. Quindi è veramente bassa come probabilità. Ok che le altre due speciali sono veramente assurde. La seconda è veramente allucinante. Ma è anche vero, che può partire.
quel 10% di volte può partire una cosa del genere. E parliamo di un lento che per caricarlo c'è bisogno di 12 tessere di base in attacco. E cosa fa? Fa 100% non solo agli avversari ma anche ai miei, dopo aver penato per farlo caricare. Senza dimenticare che le altre due speciali sono diversissime tra di loro. Entrambe interessanti, ok, però a mio avviso non si può puntare su quest'eroe proprio anche per la diversità tra le prime due speciali. Una cura e l'altra attacca. Vi serve la cura immediatamente? Magari vi parte la seconda speciale, vi parte il danno. Vi serve il danno e invece vi cura. Siete carichi, non vi cura anche manco con oltre gli HP massimi. No, assolutamente non ci siamo. Per me va assolutamente data la precedenza ad altri eroi. Tanti altri eroi, perché tra l'altro parliamo di blu, che ce ne sono veramente tanti, tra l'altro. Forse un'utilità, se beccate questo eroe, c'è. È che avete la possibilità di ricevere un altro eroe Goblin 5 stelle. Solo quella è l'utilità di questo eroe, solo quello. Per me è un eroe da non alzare. Andiamo al prossimo 5 stelle di questa chiamata e parliamo di Dark Feather. 5 stelle viola, classe druido, famiglia sempre dei goblin, che dà un bonus per 1, 2, 3 eroi e ogni volta che questo eroe subisce danni da abilità speciale di un nemico rimuove il 30, il 60 o il 100% della salute potenziata di tutti i nemici. Ha la solita passiva che in questo caso ha il 30% di probabilità di partire nel momento in cui lui lancia la sua abilità speciale e infliggere i soliti 70% di danni a tutti i nemici e meno 25% di precisione a tutti i nemici per 3 turni. Ha 906 di attacco, 943 di difesa, 1680 di salute. È un medio che fa recuperare il 25% di salute a tutti gli alleati. Ha la crescita, tutti gli alleati ottengono 125 di attacco e 125 di difesa. Tutti gli alleati hanno il 50% di probabilità di infliggere il 270% di danni a un nemico a caso dopo il lancio di una successiva abilità speciale alleata per 3 turni. I danni vengono inflitti al primo lancio dell'abilità speciale ad ogni personaggio per turno. Quindi ragazzi, parliamo di un eroe 5 stelle viola che ha stra ottimo attacco, stra ottima difesa, stra ottima salute. Un medio che cura poco. Cioè, 25% a tutti gli alleati per un medio è la metà praticamente o quasi di quello che potrebbero curare normalmente i medi. Ed in più non va manco oltre gli HP massimi. Ok che poi gli aumenta la crescita sia dell'attacco che della difesa di 125, che non è assolutamente da buttare, anzi. Ma la cosa fondamentale è che dà la probabilità a tutti gli alleati del 50%, quindi una volta su due, di infliggere 270% di danno ad un nemico a caso dopo il lancio di un'abilità speciale alleata per 3 turni. Simil ippopotamo, giusto per farla breve. Poi vediamo meglio. Ed inoltre, senza dimenticare che c'è anche la sua passiva, che dà il 30% di probabilità di infliggere anche un ulteriore 70% di danno e meno 25% di precisione a tutti. Diciamo che è un eroe che basa tutta la sua potenza, tutta la sua abilità, secondo me ovviamente, su quel 50% di probabilità. Ma se si capita nel 50% di lato sbagliato, è un eroe molto più che mediocre. Mediocrissimo, si può dire. Sì, certo, fa una cosa particolare che fanno solo loro praticamente come eroi, che è la crescita,
che aumenta l'attacco e la difesa di 125, che non è assolutamente male, è in modo irreversibile. Ma la cura del 25% al giorno d'oggi è ridicola, ragazzi. Ridicola per un eroe medio, viola tra l'altro. Quindi, se ci troviamo nel 50% sbagliato, ragazzi, abbiamo solo questo, che è nulla. Ok, può partire anche la passiva, va bene, cioè abbiamo anche la famiglia, che è un qualcosa in più, però è un eroe mediocre. Se però analizziamo il complesso, cioè ci troviamo di fronte ad un eroe che è molto più simile a Ododeth rispetto che a Ippopotamo. Ippopotamo è giusto per farvi capire che cosa faceva, ma è molto più simile ad Ododeth, che anche Ododeth dà il 50%, per esempio, di probabilità di lanciare il danno quando gli alleati lanciano proprio speciale. E questo eroe è interessante per quella meccanica, ma del tutto trascurabile per il resto. È troppo insicuro per essere utilizzato in difesa, con costanza ovviamente, e non l'eroe. Perché questo? Perché comunque in gioco ci sono tanti eroi viola che sono molto più interessanti rispetto a lui da mettere in difesa. La sua incostanza e il fatto che ci sono tanti eroi viola, per me, lo mettono in secondo piano, assolutamente in difesa. In attacco, se inserito in una squadra solida, può diventare determinante come eroe. Però dovete mettere in conto sempre la possibilità che una volta su due non funzioni. Non si attiva quello che è interessante. E considerato che già siamo in un gioco che si basa molto sulla fortuna, avere un eroe del genere può essere troppo per sfruttarlo al massimo, per sfruttarlo per bene, per la vostra squadra. Perché per me Dark Feather può essere tranquillamente utilizzato, si può sfruttare per le sue cose positive, ma in linea di massima è una seconda scelta. O può diventare una prima scelta per quei player che hanno pochissimi eroi. Perché questo? Perché in realtà io preferisco sempre la sicurezza di un eroe rispetto a un eroe che non è sicuro quello che ti dà. E Dark Feather la sicurezza non la dà. Quindi, anche se la sua speciale è tanta roba, o meglio, quel 50% è tanta roba, per me Dark Feather al momento è un eroe da non alzare. Ce ne sono tanti, troppi viola in questo gioco attualmente, che sono tantissima roba. Dark Feather va in secondissimo piano. Poi passiamo al secondo viola di questi 4-5 stelle, di questa chiamata, e parliamo di Dead Boot. 5 stelle viola, classe furfante, famiglia sempre dei goblin, che ha un bonus per 1, 2, 3 eroi. Ogni volta che questo eroe subisce danni da abilità speciale di un nemico, rimuove un 30, 60, 100% della salute potenziale da tutti i nemici. Ha la solita passiva, che in questo caso è il 20% di probabilità di eseguire le seguenti azioni quando questo personaggio lancia la sua abilità speciale, sempre il 70% di danni e il meno 25% di precisione a tutti. Ha 964 di attacco, 898 di difesa, 1621 di salute. È un molto rapido. Che cosa fa? Rimuove tutte le magie benefiche di effetto di stato annullabili dal bersaglio e le distribuisce casualmente tra gli alleati. Infligge 375% di danni al bersaglio ed infligge un 50% di danni aggiuntivo per ogni magia benefica di effetto di stato trasferita, fino a un massimo di danni totali pari a un 625%. Ed in più c'è l'avvezzimento, che il bersaglio ottiene meno 160 di difesa. Ragazzi, parliamo di un eroe sempre 5 stelle viola, che ha straottimo attacco, straottima difesa, straottima salute. Ormai le statistiche sono queste, ragazzi.
è un molto rapido cecchino che prima cosa rimuove le magie benefiche dal bersaglio, ovviamente parliamo sempre di roba annullabile, e non solo gliele rimuove, ma li dà in modo casuale a tutti i suoi alleati. Dopo aver fatto questo, gli infligge poco danno, perché parliamo di un bersaglio 375%. Ok che è 964 l'attacco, quindi è molto alto rispetto alla media, e però c'è un'altra probabilità di essere aumentato questo attacco, perché per ogni magia benefica che è andato ad rimuovere al bersaglio, questo attacco aumenta del 50%. Se rimuove almeno 5 magie benefiche, arriva al suo massimo, che è 625% di danno, che è un botto. E per finire, per concludere, la sua speciale toglie anche meno 160 di difesa al bersaglio. Senza dimenticare, ovviamente, che c'è la passiva, che ha il 20% di probabilità di fare 70% di danni e meno 25% di precisione a tutti i nemici. Ragazzi, è un eroe molto tattico, perché un molto rapido che ruba sostanzialmente le magie benefiche, gli abbassa la difesa con l'avvezzimento e fa danno, non è male. La pecca è una sola, è che colpisce uno solo. E quello che colpisce gli fa anche poco danno, sostanzialmente. Ma questo però non gli impedirà di essere molto interessante contro eroi che possono diventare fastidiosi, come chi dà il Deridi, come la carica mana che dà Ludwig, la cura nel tempo o addirittura il colpire ad ogni speciale che dà Ippopotamo, per dire. Perché queste sono magie benefiche e possono essere rubate se non sono non rimuovibili. Ed è interessante proprio perché non li rimuove solamente, ma li ruba. In difesa ha poco senso il suo utilizzo, perché se becco un bersaglio senza magie benefiche, ragazzi, è del tutto inutile. In attacco invece può dire la sua per la sua velocità, che lo permette di essere schierato anche in squadre dove lui è l'unico di quel colore. E c'è da sottolineare anche un altro piccolo particolare, che lui al titano è qualcosa di nuovo. Perché nuovo? Perché con il suo avvezzimento, che abbassa la difesa del titano di 160, che probabilmente al titano non è il massimo col 160, però è un qualcosa che si va ad accumulare tutti gli altri abbattimenti di difesa. Quindi può diventare fantastico al titano, anche perché ha 964 di attacco. Il problema è che i benefici che porta sono molto limitati. Ha senso dove non si hanno disperditori che tolgono le magie benefiche degli avversari, e solo se gli avversari che si vanno ad affrontare hanno magie benefiche fastidiose, perché ricordo che la rimuove solo a uno, solo a quello che colpisce, nessun altro. È tanto, probabilmente tantissimo divertente da utilizzare per andare a rubare le magie benefiche di avversari che danno fastidio. Ma a mio avviso ha un uso molto, molto limitato. Anche e soprattutto al suo colore. Ci sono eroi migliori in tante altre situazioni. Quindi per me va fatta la scelta in base ai vostri eroi che avete a disposizione. Quindi per me Deadboot è un eroe da alzare, sì, ma ci metto con riserva, perché dipende molto dalla squadra che avete, dalle squadre che avete. Ok, arriviamo all'ultimo eroe.
parliamo di Smart Tongue. 5 stelle verde, classe Ranger, famiglia sempre dei Goblin, bonus per 1, 2, 3 eroi, e ogni volta che questo eroe subisce danni d'abilità speciale di un nemico, rimuove un 30, 60 o 100% della salute potenziale di tutti i nemici. Poi ha la solita passiva, che in questo caso ha il 30% di probabilità, quando lancia la sua speciale, di infliggere 70% di danni e un meno 25% di precisione per 3 turni a tutti i nemici. Ha 908 di attacco, 949 di difesa, 1668 di salute. È un medio. Come prima cosa, dall'avvizzimento a tutti i nemici, meno 250 di attacco. 250 di attacco a tutti. Riduce di 600 la salute massima di tutti i nemici. L'effetto è più forte contro bersagli che hanno salute potenziata. In questo caso ci specifica che la salute massima non può scendere al di sotto del 30% di quello originale, e la salute aumentata viene ridotta di un 600 extra, quindi il doppio per chi ha salute oltre gli HP massimi. Tutti i nemici ricevono meno 45% di difesa dalle abilità speciali per 4 turni. Ragazzi, parliamo di un eroe che ha straottimo attacco, straottima difesa e straottima salute. È un medio che come prima cosa riduce con l'avvezzimento, quindi una cosa che, ripeto, non si può purificare, e rimane anche se l'eroe che l'ha lanciato, in questo caso Smart Tongue, fin quando, anche se è morto. L'avvezzimento è meno 250, che è un botto, contro tutti i nemici. A tutti i nemici gli toglie 250 di attacco dalle statistiche base. Poi gli riduce la salute massima di 600 e altri 600 extra se hanno salute aumentata. Ed in più gli abbassa la difesa contro le abilità speciali del 45%, senza dimenticare che la sua passiva gli dà il 30% di probabilità di infliggere il 70% dei danni e meno 25% di precisione a tutti. È un eroe che, come ci ricorda anche Tony, in beta è stato testato e l'abbiamo visto anche qui come giallo. Era un eroe giallo testato in beta, ma l'hanno modificato prima dell'uscita ufficiale in verde. E io vi dico, ma boh. Cioè, ragazzi, Smart Tongue è un eroe di supporto. L'ennesimo eroe di supporto. Che però ha qualcosa che altri non hanno, che è in questo momento l'avvizzimento. Questa meccanica, essendo nuova, permetterà di avere un bel vantaggio in questo momento. Perché meno 250 di attacco a tutti i nemici li rende davvero poco efficaci quando attaccano. Non fa un danno secco, ok, ma quel 600 di salute, che addirittura è il doppio, è il doppio se gli avversari hanno salute oltre gli HP massimi, può essere sfruttato, e può essere sfruttato molto. Poi, senza dimenticare che è un abbattitore di difesa contro le speciali, che è una particolarità, diciamo così. Non ce ne sono tantissimi in tutto il gioco che abbassano la difesa abilità speciale, tantomeno con i verdi. Quindi è qualcosa che si va a accumulare a tutti gli altri abbattimenti di difesa che ci stanno. Quindi permetterà ai suoi alleati di fare più danno. Ripeto ancora una volta, Smart Tongue è un eroe di supporto. E così va valutato. Può essere utilizzato sia in attacco che in difesa. In difesa, almeno fino a quando non ci saranno, non usciranno, perché presumo che usciranno, eroi in grado di contrastare quella riduzione di attacco, diventa tanta roba anche in difesa. E quindi può essere utilizzato, ripeto, sia in attacco sia in difesa, senza particolari problemi. Ma intorno a lei c'è bisogno di una squadra che faccia danno.
E lei quel danno lo amplifica un botto, sia con la riduzione di salute massima, sia con il danno, la difesa, almeno 45% di difesa abilità speciale, che fa aumentare il danno dei suoi alleati. Eroe da sfruttare tanto, ovviamente, contro avversari che si curano oltre gli HP massimi. Ma questo sia per la sua speciale, che abbassa il doppio la salute massima di quegli eroi che hanno la salute aumentata oltre gli HP massimi, ma senza dimenticare la sua famiglia, come un po' tutti gli eroi dei Goblin, perché quella famiglia è stra mega utile anche da sola, ripeto, lei abbassa ogni volta che subisce danno da abilità speciale, abbassa del 30% la salute potenziata di tutti i nemici. Oltre al fatto, ripeto, che gli abbassa la salute del doppio a loro. Per me l'unica pecca, per assurdo, per questo boh all'inizio, è il colore. È il colore. Perché di verdi ce ne sono veramente troppi di eroi di supporto. E quindi andare a mettere un altro eroe di supporto tra i verdi, ma qual è il senso? Vorrei capire. E per assurdo, se avete tanti altri eroi che sono di supporto, alzarle un altro, che senso c'ha? Per poi non poterlo sfruttare. Ed è per questo che lei non è la prima scelta, purtroppo. In tantissimi casi, per carità, è molto molto interessante. Però purtroppo il suo essere verde la penalizza un botto. Perché ci sono tra i verdi, tanti eroi da alzare prima, a mio avviso. Quindi per me Smart Tang è un eroe sì da alzare, ma ci metto con riserva. Perché dipende molto dagli eroi che avete a disposizione. Se avete tanti di supporto, vi serve qualcuno che faccia danno. E lei il danno secco non lo fa, purtroppo. Ok, abbassa la salute massima, che potrebbe essere comunque un danno a tutti gli effetti. Però non è danno secco. Ancora con sto danno tessera, pimpi, su via con sto danno tessera. Ormai è superato. Cosa ne pensate voi di questi eroi? Io mi aspettavo di meglio, mi aspettavo di molto meglio con questi eroi. O non sono usciti gli eroi che avevamo visto in beta, ma mi aspettavo di molto meglio. Sono interessanti, per carità. Però boh. Sì, pure i Mega Minions. Non lo so. Non c'hanno nulla di... A parte le statistiche che sono alte, ma sembrano più eroi del mese. Che sono determinanti determinato posto. Non sono quegli eroi che potevano essere utili ovunque, non sono i soliti, che per carità va benissimo così, ma hanno fatto delle scelte assurde, tipo per esempio il verde di questa, ma cioè l'avete provato di giallo, un giallo di supporto, ragazzi ce ne sono pochi, me lo mettete verde, boh, immaginate un giallo che abbassa la difesa contro le abilità speciali, cioè c'è Mist. Cioè, sarebbe stato molto più utile lì, per dire, non so perché. Ma come altre cose, per esempio, lui è figa come idea di base, perché parliamo comunque di un molto rapido che ruba. Però ci manca quel qualcosa, ci manca sempre qualcosa. Come per esempio l'altro
l'altro viola che è più 50%, cioè ha il 50% di probabilità di essere come ippopotamo. Ok. Però se non parte in quel 50% è un eroe inutile. Inutile. Chiamiamo per il giallo, per assurdo sì. Il migliore eroe, cioè i migliori eroi sono il 4 stelle e il 3 stelle. Che pure il 3 stelle è tantissima roba negli eventi. Lei è allucinante, io uso Kitty e mi diverto un mondo usare Kitty. Lei sarebbe la stessa cosa, anzi da un certo punto di vista è pure migliore rispetto a Kitty perché cura subito. Mentre invece Kitty ok cura oltre gli HP massimi, ma cura nel tempo. Quindi la possono addirittura rimuovere. Mentre invece lei la cura la dà subito. E in più aiuta tutti gli altri alleati perché gli aumenta l'attacco di 100. Che siano gialli, che siano verdi o che siano blu. Non importa. Per assurdo. Poi sì, ok, ci sta il ragionamento che ha fatto Tony. Forse per bilanciare il 2x1, che se ne becchi uno te ne danno un altro in omaggio. Quindi mettere degli eroi super mega performanti e prenderli a due alla volta sarebbe stato un po' brutta come idea. Però mi aspettavo qualcosa di meglio. Assolutamente qualcosa di meglio. Che perché da meglio così, da un certo punto di vista, perché... eroi troppo sballati pure non è il massimo, ecco. Allora ragazzi, che facciamo? Facciamo se chiamate. Ma il danno destra a cosa ti serve, Pimpi? Giusto per capire. Anche se vai di mono adesso, ok? Mettiamo caso che vai di mono, voglio giocare di mono, è roba varia. Puoi avere tutto il danno destra che vuoi. Con tre tessere non butti giù nessuno. Prima cosa. Seconda cosa. Anche se volessi utilizzarlo con più tessere, con gli eroi che c'hai, fai lo stesso identico danno. Cioè ce ne vogliono comunque 4, 5 o 6 per buttare giù un eroe in difesa, anche del colore opposto. Quindi il danno destra a cosa ti serve potenzialmente, giusto per capire? Sempre titano che tu dici non ho problemi, invece sì, dipende. Dipende. Per assurdo, questo col costume no, perché è troppo assurdo. Ci metti Melendor, lo emblemi, lo spezzi, lo bispezzi e Melendor e te lo ritrovi. A cosa ti serve andarti a prendere un 5 stelle che ha 964 di attacco e poi potenzialmente non ti serve? Cioè pure Melendor ci arriva a quello. Se hai difficoltà in quel frangente che sia il danno tessera, lo puoi rimediare il danno tessera. Ma è più basso perché non l'hai spezzato, non l'hai bispezzato. Bispezzalo e vedi a quanto arriva. Semplicemente. Parliamo comunque di un 4 stelle, il materiale è poco per farlo. Ma se te ti serve esclusivamente per avere 960.000 di danno tessera, ci può arrivare anche Melendor. Non c'è bisogno di avere un 5 stelle e andarselo ad alzare solo per sfruttare quel danno tessera. Al giorno d'oggi, ripeto. Un tempo aveva senso perché con tre tessere tu riuscivi a buttare giù qualcuno. Ma adesso non riesci più. Non si riesce più a buttare giù. A meno che non hai una botta di culo che ti escono un paio di critici. Ma se no non butti giù nessuno con tre tessere. Perché ormai hanno difesa 900, 1000, poi li trovi bispezzati che hanno 1500, 2000 di salute. È impossibile fare tutto quel danno con tre tessere. Anche se hai tutti gli eroi bispezzati anche tu. Intanto non mi arriva. Cosa non ti arriva? Melendor? Costume. Bispezzi. Arriverà a 1000 qualcosa Melendor. Cioè io ce l'ho emblemato solo, mi sembra. Col costume ed emblemato. A quanto sta? 846.
Col primo spezzalimite, senza aumentare i 5 livelli, già passa a 871. Ma non so, doppio spezzato a quanto arriva. Ma sicuramente arriva a più di 900. Che sennò non ha senso. Non potrebbe non arrivare. Vabbè, comunque, dettagli. Se uno vuole ragionare, ripeto, solo sul danno destro al giorno d'oggi. A cosa non ci arrivi, Pimpi? Devo andare a trovare dove devo spezzare davanti a te? Ok, vabbè, andiamo a cercare. Ma giusto proprio sfizio, guarda. Ma giusto solo per quello. Allora, troviamo Melendor. Vediamo se lo riesco a trovare. Bispezza, ma giusto per farti passare lo sfizio. Io te ne vengo a bispezza. Pure io voglio vedere. Allora, giusto lo sfizio. Spreco di materiale per un 4 stelle non esiste. Cioè, un 4 stelle lo puoi bispezzare come cavolo ti pare. Ma ripeto, poi se tu mi vieni a dire io vorrei quell'eroe solo per il danno tessera, io ti dico come fare ad avere lo stesso senza avere l'eroe. Semplicemente. Ma parte da un 845, beh che non è manco 800, era di più. 845, non lo trovo bispezzato perché presumo che nessuno l'abbia mai fatto. Ma ora voglio vedere a quanto arriva. Fammi vedere se riesco a fare da qua. Allora, vediamo. Ecco. Purtroppo mi fanno fare i test sempre sugli emblemi. Ma a me non mi serve il danno adesso. Che cavolo, non lo sto manco usando più. Melendor. Allora, tu pensa che l'eroe col costume arriva a 803 col primo bispezzamento. Ho trovato solo questo col costume. Vediamo un po' se trovo Melendor limit break. Se becco solo questo. È poco questo. 867 con lo primo bispezzamento. E dove sta? Perché non me lo fai vedere? Ecco qua. Però purtroppo gli emblemi sono messi male, probabilmente. Perché cavolo, il mio quanto era? Così.
tutto ciò io ceno. Sempre a mangiare, Keira, sempre a mangiare, stai. Troppo poco. Perché io se faccio il primo spezzanime arrivo a 871. Poi ci sono altri 5 livelli da alzare. 867 è poco. Quindi gli emblemi non stanno messi tutti in attacco. In questo caso, col primo spezzalimite. Mancherebbe pure il secondo. Ah, infatti sono messi sull'attacco del secondo, del costume. Il costume parte da una merda di attacco ed arriva a 848 col primo spezzalimite e gli emblemi. Ma questo penso che l'abbia fatto sul costume. Abbia fatto l'attacco sul costume, peccato. C'era un calcolo sullo spezzalimite che si poteva fare. Fammi vedere un secondo. Se riesco a trovare. Ma mo giusto per. Sì, tutte scuse, Keira, tutte scuse. Ok, 108%. Però questa sarà la somma. Perché un 4 stelle ha il 3,2% di potenziamento immediato delle statistiche. 3,2 se partiamo da... quando ci abbiamo... No, gli fa sto calcolo ora. Noi se ci abbiamo 846 più 3,2% è infatti 873. 873. E infatti 871 arrivo. Poi ci stanno altri 5 livelli da aumentare. Questo se non arriva a 900 poco ci manca. Col primo spezzalimite. Col secondo supera i 900. Non riesco a trovarlo, peccato. Peccato! Ma tu anche se l'hai spezzato, Keira, non... Sicuramente gli emblemi non li hai messi tutti in attacco. Dai, facciamo ste chiamate, va. Ti sei salvato a sto giro, Pimpi. Sappilo, sappilo. Sallo. Sallo. Mi fai vedere il tuo Marcel emblemato. E Marcel è il prossimo che non verrà utilizzato più. Griglia dei talenti. Mi salgo sempre in attacco perché lui ha pochissimo attacco di base. Attacco come ovviamente come prima scelta difesa e poi salute. Arriva così. Dipende, se hai bisogno di qualcuno che ti faccia, io l'ho alzato perché avevo bisogno di qualcuno che mi attaccasse 300%. Ma non, appena mi alzo i Coturso non lo uso più. Meno mezzo l'uno non lo utilizzo più. In più poi c'ho queste due che una forse la vorrei alzare, anche una delle due. Che cinesi mi sta dando tanta roba, quindi... però c'è per esempio Kaedmon col secondo costume che è nettamente più forte.
Poi vabbè, dipende. Dipende da chi c'hai altri. Chi altri c'hai più che altro. Io l'ho emblemato perché, ripeto, uno non c'aveva un abbattito di difesa normale. Vabbè, anche se non ce l'hai, che è di un costume, un po' arriva. Quindi, capito, non è che dice, vabbè, un 5 stelle, chissà quando mi arriva. Il problema principale di Marcel è che c'ha poco attacco. E quindi sperpera quel 300%. Perché se no 300% a 3 è tanta roba per un 4 stelle. La pecca è quello. Vabbè, Jack è Jack. Io sì, due. Se proprio. Sono troppo deboli. Però sono i prossimi. Io pure Buddy ci ho emblemato. Perché c'avevo solo lui. Poi ho tolto lui per mettere Marcel. Praticamente. Ah, sti due mi ispirano parecchio. Stanno tenendo tutti, vabbè. Dai, facciamo sta chiamata, dai. Siete pronti? Bevo. Vai. Andiamo. Vai. Grande Namaeggio. Giallo. Hu Tao. Anche tu. Blu. Ulmer. Stava bene Ulmer, no? Vai, eccolo qui. Oceanus, è lui. È blu. Vale, giusto. Mi sembrava... Poteva essere. Ma non lo è. Ma di questo non mi arriverà mai. Ho fatto 300 chiamate per avere statizia. Zero. E manco a sto giro. Manco a sto giro. Vabbè, ragazzi. Anche oggi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Non ci abbiamo tempo per fare altro. Quindi va più che bene. Per chi sta guardando questo video su YouTube, in differita enormissima. Ragazzi, vi ricordo che, come sempre, siamo in diretta qui su Twitch tutti i giorni dalle ore 18 in poi. Per quanto riguarda specificatamente Empire & Puzzle, siamo in diretta tutti i giovedì dalle 18 alle 20 e tutte le domeniche dalle 15 alle 17. Poi facciamo delle dirette extra come quella di oggi, lunedì, che è capitata perché ci sono tanti eventi. Però ragazzi, metti a seguirci qui su Twitch, perché più siamo, meglio è. Inoltre vi ricordo che abbiamo il solito canale Telegram, perché ancora non lo conoscesse, Empire & Puzzle, Ita, Enciclopedia Secondo Antioch, dove potete trovare tutto quello che c'è da sapere su Empire & Puzzle, tutto, su quello che succede, quello che succederà, e anche su quello che facciamo in diretta, in modo tale da non perdervi nulla. Quindi ragazzi, seguiteci anche qui su Telegram.